Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 26, regali. Reika. Villa Kawashima è più elegante che mai. Sono convinta che tutto questo sfarzo non interessi a Sasuke, ma solo alla sua famiglia. Qui tutto odora di lusso sfrenato, incluso le candele che sono vestite di candelabri d'argento. Che spreco di denaro. In compenso lui è meraviglioso. Indossa dei jeans strappati all'ultima moda, scarpe da ginnastica comode e nuovissime, camicia nera con cravatta slacciata rossa ed una giacca che gli conferisce un tono elegante e indescrivibile. Mi nota subito e mi viene incontro. Con me ci sono Hiroshi, Ryo, Aiko e Misaki. Alla fine siamo venuti tutti insieme. Quando ci raggiunge, in coro gridiamo un caloroso buon compleanno, Sasuke. Lui sorride affascinante e irresistibile come sempre. Grazie ragazzi, benvenuti. C'è un sacco di roba da mangiare e da bere, servitevi pure. Al catering ci ha pensato Tak-chan. La metà di quella roba io non so nemmeno che cosa sia. Wow, sembra tutto buonissimo. E la torta? Che torta hai preso? Domanda con l'acquolina alla bocca Ryo. Che ne so, l'hanno scelta mio fratello e i miei. A me nemmeno piacciono i dolci. Puoi avere doppia razione di tutto, idiota, gli risponde Sasuke. Quindi tutto questo è opera della sua famiglia. Mi sforzo di ricordare se io ho mai festeggiato un compleanno in vita mia. Hirokun mi sorride, suppongo abbia già capito a cosa stavo pensando. Sasuke si avvicina e mi dà un bacio. Sei bellissima, mi sussurra in un orecchio regalandomi un brivido. Da dietro la sua spalla i miei occhi incrociano quelli di Takashi. Ci osserva alquanto insoddisfatto e questo mi fa sospirare pesantemente. Sono certa che non ha raccontato nulla a Sasuke, ma il modo con il quale mi fissa non promette niente di buono. Sì, Reika-chan è molto bella, conferma Aiko. Ma dai, figurati, sei tu che mi hai sistemato per benino, Aiko-chan. È tutto merito di Aiko se i miei capelli hanno un senso ed il trucco è perfetto. Indosso un abito rosso di seta corto fino al ginocchio. Le scarpe hanno il tacco alto e devo sostenermi a chiunque mi passa vicino per non finire in terra. Non avendo segni recenti sul corpo, mi sono permessa questo vestito che ha una scollatura vertiginosa sulla schiena. Sasuke mi osserva soddisfatto. Maledetto, malizioso ragazzo. Chissà che cosa gli passa per la testa. Senti Sasuke, Kenkun è già arrivato? Domanda Misaki curiosa. No, doveva passare prima a prendere Ana e suo fratello Genjo. Ah, così viene anche Ana. Sasuke si rende conto di aver commesso una gaffa e si scusa come può. Sì, vedi, il fratello di Ana è un cantante. Fa parte di una punk band indipendente piuttosto famosa che si esibisce nei locali di Tokyo. E così Ken mi ha chiesto se volevo della musica dal vivo e ha organizzato un piccolo live. Con la scusa si è tirato dietro la sua ragazza. Lascialo perdere, Misaki. Non ne vale la pena. Misaki-chan gli sorride. È strano vedere Sasuke preoccuparsi dello stato d'animo di qualcuno che non sia Ryo o me. È cambiato tanto in questi mesi. È cambiato in meglio. Se io ne sono anche solo una minima parte responsabile, allora perché mi è stato detto di stargli alla larga? Se insieme ci miglioriamo, perché dobbiamo separarci? Il collo mi fa male e Takashi non smette di osservarmi. Hiroshi. Dopo un paio d'ore la festa è entrata nel vivo. Non solo ci sono tutti i compagni di scuola, ma anche qualche adulto. Ad esempio, ho intravisto Saito-san, lo zio di Ryo, che è anche il suo padrino adottivo. È venuto con la sua compagna, la famosa proprietaria di una delle agenzie per modelle più conosciute nel Giappone. Immagino che a tutte le persone altolocate della città faccia comodo mostrarsi così legate alla famiglia Kawashima. Persino i miei erano contenti di avessi ricevuto l'invito per il compleanno di Sasuke. Questa è una famiglia potente, non c'è che dire. È un miracolo che Reika sia riuscita ad ambientarsi così bene tra questa gente. La sto osservando e penso che sia la più bella in assoluto tra le presenti. E proprio perché la tengo d'occhio, ho notato le occhiate che lancia Takashi. Forse ho sottovalutato le parole della mia amica. Hiro, vuoi finire questo? L'ho preso ma non mi piace. No, grazie Re-chan, il caviale non piace nemmeno a me. Dallo a Ryo, tanto sta ingurgitando tutto quello che gli viene messo davanti. Secondo me avrà un infarto per fine serata. Già. Che hai? Sei preoccupata? Non mi piace come mi guarda Takashi. Sembra che attenda una mia mossa falsa. Mi mette a disagio. Sì, l'ho notato. Ma tranquilla, da come si comporta Sasuke, direi che non gli ha riferito nulla della vostra conversazione. Se fa qualche giochetto strano, gliela facciamo pagare. Hiro, che dici? Solo la verità.
Guai a lui se ti fa soffrire. Ricordati che io ci sarò sempre per proteggerti. E dire che ora hai un sacco di amici dalla tua che ti vogliono bene. Reca abbassa lo sguardo e sorride. Il mio angelo non è proprio abituato a sentirsi dire che le vogliono bene. Se solo si potesse strapparle tutti quei brutti ricordi dal cuore. Qualora Takashi o chiunque altro proverà a dirle qualcosa che possa ferirla, giuro che la pagherà cara. Anche se questo ruolo di principe azzurro spetta a Sasuke, mi auguro che non ci deluda. Lo osservo andare verso Ken Ueda, che è appena arrivato. Con lui c'è Ana, la sua ragazza. Alle loro spalle c'è un ragazzo poco più basso di Ueda. Che tipo bizzarro, ha i capelli tinti di rosso e indossa abiti punk. Si è persino truccato gli occhi. Ha un tatuaggio sull'avambraccio destro e regge in mano una chitarra elettrica. Però è eccentrico, ma niente male il tipo. Sasuke. Finalmente anche loro sono arrivati. Ueda è sempre l'ultimo a presentarsi. Fino ad ora ho dovuto correre avanti e indietro per controllare che tutto fosse a posto. Ma ora che Genjo e la sua band sono qui, posso rilassarmi e passare del tempo con la mia ragazza. Tak-chan ha fatto allestire un piccolo palco nella sala hobby della villa. Ci spostiamo tutti lì in attesa dell'inizio del concerto. Io mi avvicino a Reika. È bellissima stasera. Un vero splendore. Ryo, maledetto quanto hai ragione. Questa ragazza mi fa impazzire ogni volta che la guardo. Ehi, vieni qui. L'attiro a me e le do un bacio mentre i nostri amici sghignazzano divertiti. Proprio quando ho deciso di rapirla per parlare di una certa cosa, vengo raggiunto dal fratello di Ana. Sasuke, noi siamo pronti, mi dice. È un ragazzo inquietante. Il suo sguardo è glaciale e con tutto questo nero intorno agli occhi sembra un fantasma. Eppure si dice in giro che piaccia parecchio. Perfetto. Il palco è tutto vostro. Prima di iniziare ti presento i miei amici. Ryo già lo conosci. Lei è Aiko, la sua ragazza, lei è Misaki, lui è Hiroshi. E lei è Reika, la mia ragazza. Stringe la mano a tutti con indifferenza. Fissa un istante negli occhi Hiroshi e poi si concentra su Reika. Tu sei la pianista, vero? Ken mi ha parlato di te. Dice che sei molto brava al pianoforte. Se ti va qualche volta possiamo suonare qualcosa insieme. Ma guarda, il punk sa essere pure cortese. Spero non sia perché trova carina la mia ragazza. Lei gli sorride e gli risponde con un semplice volentieri. Sasuke, se per te va bene possiamo fare qualche cover di Abingdon Boy School e poi qualche ballata e altri pezzi rock. Ma visto che sei il festeggiato, se hai qualche preferenza dimmi pure. Scherzi. Adoro le canzoni dei Boy School. Conoscete Innocent Sorrow? Gara sorride. Sembra saperla lunga in materia di rock. Sì, certo. E dire che mi viene anche discretamente bene. Allora noi iniziamo. Ci vediamo dopo. Sale sul palco e lo show inizia. Rimaniamo tutti a bocca aperta nel sentirlo cantare. Ha una voce bellissima. Reika ne è rapita e la cosa mi dà leggermente fastidio. Per quanto riguarda la musica, so bene di essere in difetto con lei. Ma so anche in cosa sono bravo e così la tiro ancora più vicino a me. Andiamo sopra. Devo dirti una cosa. Lei dice subito di sì, anche se forse un poco le dispiace interrompere l'ascolto del concerto. Tranquilla, dopo chiederemo a Genjo di cantare qualcosa che piaccia anche a te. Mentre saliamo le scale che ci riportano all'interno della villa, Reika mi guarda e dice: guarda mio caro, che anche a me piace il rock, e se vuoi saperla tutta, so fare alcuni pezzi dei Red al pianoforte. Magari dopo posso chiedere a Genjo se vuole cantarli mentre lo accompagno. Questa ragazza è sempre piena di sorprese. Magari dopo, Rei-chan. Hiroshi. Quel ragazzo non è solo bello, ma anche un gran talento. Non ho mai sentito una voce così. È nato per cantare, non c'è dubbio. Proprio come Reika lo è per suonare il piano. Cavolo, sto associando questo ragazzo alla mia Reika, il che vuol dire che mi sto mettendo nei guai. Butto giù tutto d'un fiato il bicchiere di birra che ho in mano e cerco di restare calmo. Ryo tenta di ballare con Aiko ma riesce solo a pestarle i piedi ogni 5 passi. È davvero un ragazzo buffo. Sono felice che anche lui faccia parte della vita di Reika. Queste persone le mancheranno, lo so. Odia Tokyo per tutto ciò che rappresenta per lei questa città, ma vuole bene a queste persone che da tanti mesi fanno parte della sua vita. Dovrò starle vicino a New York. Insieme ce la faremo. Il cantante mi sta guardando. I suoi occhi sono scuri, tremendamente belli e sensuali. Non amo molto tutto quel nero con il quale si trucca, ma fa parte della scena, suppongo. Ok,
È meglio che beva qualcos'altro mentre attendo Reika, ma temo che i miei bassi istinti avranno la meglio molto presto, e con quello sguardo fisso che mi scruta manca davvero poco perché io ceda. Ma dove diavolo sei finita, Rayshan? Reika. Lo avverti subito quando qualcosa non va. Ascolti le parole della persona che ami e la tensione inizia a salire dalla bocca dello stomaco in su. Fa sempre più male, talmente tanto che la voce di lui inizia a perdersi confusa tra i mille pensieri che mi rozzano in testa impazziti. Ti dici che non sta dicendo quello che pensi, che ti sta solo avvisando che per qualche giorno non potrete vedervi, che questo non vuol dire che lui ti sta lasciando, ma dentro sai che qualcosa si sta rompendo inevitabilmente. È solo per un mese, Rei. Troppo tempo, Sasuke. Per la maggior parte del tempo sarò in ritiro con la squadra, poi, terminato il torneo, andrò fuori con Takashi per qualche giorno. Non mi interessa, Sasuke. Non ti sto chiedendo nulla. Quando sarò tornato, festeggeremo insieme la mia vittoria. Insieme, ne sei sicuro? Per quanto riguarda Tak-chan, andiamo qualche giorno all'estero. Accompagniamo nostro padre a Londra. Ha degli affari da svolgere e vuole iniziare a farmi entrare nel vivo delle attività della Kawashima Industry. Nulla di serio in realtà, ma ne posso approfittare per vedere la città e stare un po' con Takashi. Mi è mancato mio fratello, e sei stata proprio tu a farmelo capire. Bene, è sempre colpa mia. Ti porterò un sacco di regali. Non è ancora scattato il mio, Sasuke. Ok, rispondo infine. Che altro posso dire? È il campionato nazionale di Kendo, e poi ha impegni con la sua famiglia. Lui ce l'ha una famiglia. Io la mia la sto per ripudiare totalmente e lui ancora non lo sa. Inizio a chiedermi se avrò davvero il coraggio di raccontare a Sasuke tutto di me. Adesso sembra così preso da altro ed io mi sento sola. Odio distintamente la voce di Kenjo, magnifica e lacerante. Canta Your Guardina Angel, The Red Jumpsuit. A me vengono i brividi. Sasuke mi guarda con gli occhi neri come la notte, come si dice in questi casi. Si avvicina. Mi tocca il viso con la mano calda, mi bacia e mi stringe a sé. La sua bocca è sulla mia, incollata. Poi decide di iniziare. Piano, lento, dolce come la musica che sento, inizia a baciare il mio viso, il collo, la scollatura del mio abito elegante che mai come ora odio. Odio questa stoffa che mi divide dal suo corpo. Odio la stoffa che indossa lui, perché lo avvolge interamente, come vorrei farlo io. Quando la sua eccitazione sale, me lo ritrovo completamente addosso. Ansima e si muove senza permettermi quasi di respirare. Sono bloccata tra il muro della sua stanza e il suo corpo. Ci mette poco, quasi non me ne rendo conto, ma bravo com'è riesce a tirare sulla gonna senza permettermi nessun movimento. Ci mette pochissimo a far scivolare giù sul freddo pavimento le mie mutandine. Ci mette pochissimo a recuperare un preservativo dalla tasca dei suoi pantaloni e a slacciarli facendoli cadere. Ad eliminare il fastidio che trattiene la sua erezione, a farla entrare prepotentemente dentro il mio corpo. La sua spinta mi toglie il fiato. È forte, potente, quasi violenta. Sasuke, ansimo senza fiato. Shh, zitta. Mi aggrappo alle sue spalle cercando di non perdere il ritmo delle sue spinte. È lui che conduce questa volta, in tutto e per tutto. Ed io lo lascio fare perché non posso fare altro che amarlo così. Sei una stupida. Dice all'improvviso tra un respiro e l'altro. Resto un attimo basita e lo guardo dritto negli occhi senza parlare. Non riesco a capire cosa dice. È solo un mese, sono solo pochi giorni. Io non ti lascio, hai capito? Non farmi vedere mai più quella faccia triste, Reika. Spinge ancora con più forza. Nascondo il viso nell'incavo della sua spalla. Respiro il suo profumo riempendomi i polmoni di lui. Io non ti lascio, sei mia, tu sei mia. Non farmelo ripetere più. Hai idea di quanto voglio crederti, Sasuke? Ma come faccio quando si passa quello che passo io? Quando si è abbandonati a se stessi sin dalla nascita? Aiutami, Sasuke, fammi sapere che è vero, che non te ne andrai. Tu sei mia, dice ancora in un sussurro prima di stringermi così forte da farmi male. Questo suo piacere è così mio, questo suo profumo è il mio stesso odore. Si può essere una cosa sola pur rimanendo due individui distinti? Sì, forse si può. Sasuke, adesso sì che è il mio compleanno. Non mi serve altro che lei per sentirmi completo. Vorrei mandare al diavolo tutti i presenti e chiudermi nella mia stanza con Rei per tutta la notte. So già che mi mancherà, ma devo pensare che un mese passa in fretta
e qui la lascio con Rio e con altre persone che si prenderanno cura di lei. Quando tornerò, sarò ancora migliore rispetto a quello che io sono oggi. Così lei potrà essere fiera di me, mentre la stringo tra le braccia. Sento Tachan che mi chiama. Che strazio! Dobbiamo tornare giù, le dico. Lei ha un'aria strana, sembra quasi assente. La sua mente è altrove, ma immagino che ci sia rimasta male per la notizia che le ho appena dato. Magari più tardi ne parliamo con calma. Cerchiamo di ricomporci alla meglio e torniamo tra gli invitati. Il concerto di Genjo procede bene, sono tutti presi dalla sua voce e dalla sua musica. Tornando giù, apprendiamo con stupore che la compagna del padrino di Rio ha chiesto a Misaki se vuole fare un provino come modella per la sua agenzia. Non solo lei ha risposto subito di sì, ma alla domanda «Chissà ora che dirà quello scemo di Ueda?» fatta da Rio, lei ha risposto con un convinto «Ueda chi?» Siamo tutti scoppiati a ridere. Reika e Hiroshi si sono allontanati e stanno facendo due chiacchiere in privato. Ammetto di provare ancora una forte gelosia nei confronti di quel ragazzo, ma comprendo che è il migliore amico di Rei e so che le starà accanto nei giorni in cui io sarò altrove. Pertanto, devo sopportare in silenzio. Reika. Racconto a Hiro della triste novità. Lui come sempre cerca di tranquillizzarmi dicendo che tutto andrà bene. Mentre discutiamo delle nostre cose, la musica si interrompe. Guardiamo verso il palco e vediamo Takashi avvicinarsi al microfono, pronto a fare qualche annuncio. Mi dispiace interrompere il concerto, ma è arrivato il momento della torta e dei regali. Sasuke, vieni qui. Sasuke sale sul palco visibilmente contrariato. È imbarazzato, si vede benissimo. Ma suo fratello gli dice qualcosa che da qui non sentiamo e gli scompiglia i capelli. Sasuke si ricompone come può e i due si guardano sorridenti. Due fratelli perfetti. Due fratelli bellissimi. Tento di immaginare la mia figura accanto a tanta perfezione, ma non ci riesco e sento che la tensione sale di nuovo. Mi avvicino ad Hiro e lo prendo per mano. Lui stringe la presa e fissa la scena con me. Bene, so che Sasuke ha molti regali da scartare stasera, ma se non vi dispiace vorrei consegnargli prima quelli della sua famiglia. Vi prego di seguirci. Takashi si fa strada e ci ritroviamo in giardino. Mentre cerchiamo di capire cosa sta succedendo, Genjo si avvicina a me e Hiro. Da vicino mi rendo conto che è proprio un bel ragazzo. Gli faccio i complimenti per la voce e lui mi ringrazia gentilmente. Avete sentito? Ha detto i regali della sua famiglia. Conoscendo i Kawashima, a breve avremo una splendida dimostrazione di come si butta nel cesso una grossa somma di denaro, ci dice. Io e Hiroshi ci guardiamo in faccia e poi torniamo a concentrarci sulla scena. E così constatiamo che la previsione di Genjo è corretta. Il primo ad essere scartato è il regalo dei genitori di Sasuke. Così il mio ragazzo tira un telone bianco ed una BMW sportiva ne viene fuori. È nera con delle ruote enormi. I ragazzi presenti, Rio incluso, sembrano impazzire. Io non so esattamente di cosa si tratti. Genjo non fa una piega, guarda la scena disinteressato. Hiro mi sussurra una stima del veicolo e a me viene quasi un colpo. Sasuke è eccitato e guarda a bocca aperta il suo nuovo giocattolo. Takashi riprende quasi subito il controllo della situazione. Questa è da parte di mamma e papà. Da questa parte c'è il mio regalo. Un altro telo poco distante dall'auto viene tirato via. Ne esce una grossa moto blu metallizzata con delle feriture sul serbatoio molto belle. Rio urla. Persino Ken Ueda, che di solito non fa una piega in generale per niente, si avvicina a bocca spalancata. Sasuke poi sembra quasi sul punto di svenire. Ed ecco qui, lo spettacolo è concluso. Tipico dei Kawashima, comprare l'affetto col denaro. Quella moto è una Ducati Monster 796 e a giudicare dal tipo di colorazione e dai dettagli è personalizzata su misura per Sasuke. Con tali rifiniture è impossibile quantificare una cifra. Persino il casco gli ha fatto personalizzare. Takashi-kun deve proprio voler bene al suo fratellino. Takashi passa a Sasuke un casco nero sul quale è aerografato un fulmine blu. Sasuke lo prende sorridendo. Si genera un grande caos intorno ai due, soprattutto da parte dei maschi presenti. Io, Hiro e Genjo restiamo molto indietro. In tutta questa confusione, alcuni camerieri portano l'enorme torta per Sasuke. Lui non si prende nemmeno la briga di spegnere le candeline col numero 18, tanto è preso da questi suoi nuovi due regali. Il resto della serata scorre in maniera piuttosto tranquilla e triste, almeno per me. Praticamente non sono riuscito a più avvicinarmi a Sasuke, che è stato rapito da Takashi, passando il restante del tempo a fare dentro e fuori dalla sua nuova auto e sali e scendi della sua nuova moto. Ha scartato velocemente gli altri regali più per educazione che altro. Quando è arrivato al mio, ha visto solo il DVD e non l'ha aperto.
quindi non sa ancora dei biglietti per New York. Io sono rimasta accanto a Hiro. Anche lui si è innervosito a causa dell'atteggiamento del festeggiato, ma gli ho chiesto di essere clemente. In fondo, questa non è che una festa convenzionale, e quindi bisogna lasciargli il tempo di tornare con i piedi per terra. Ho suonato un pezzo dei Red al pianoforte accompagnato dalla voce di Kenjo. Forse quello è stato il momento più reale di questa festa. Lui ha tentato di intavolare diverse volte una conversazione con Hiro, ma il mio amico è stato troppo concentrato su di me per accorgersi che questo talentuoso ragazzo nutre interesse nei suoi confronti. Prima di salutarci ci ha raccontato che suona e canta da quando aveva 4 anni e che terminato il liceo inizierà a studiare giurisprudenza per diventare un avvocato come il padre. Allora mi sono illuminato ed ho collegato il suo nome a quello letto su internet per la mia personale ricerca. Sakamoto Kenjo è figlio dell'avvocato Sakamoto Kai, proprio colui di cui ho bisogno. Per fortuna prima di andarsene con sua sorella mi ha lasciato il suo numero di cellulare perché gli farebbe piacere suonare ancora con me e sicuramente perché vuole rivedere Hiroshi. La festa finisce con noi che ce ne andiamo dopo aver salutato velocemente un ormai perso nel lusso Sasuke 18enne. Per fortuna Ryo dorme qui con lui stanotte e forse lo farà rinsavire. Mentre torniamo a casa in auto con Hiro, la sensazione che qualcosa sia inevitabilmente rotta non mi abbandona, costringendomi a sforzarmi per respirare in maniera regolare.